dall'etnia Congo Bantu, che è l'odierno Camerun. Questo posto è chiamato la piccola Africa perché condensa tutte le sapienze del continente africano, in tutti i sensi. Nessuno immaginava che quando la diaspora è iniziata, sì, 1500, a metà del 1500, poco dopo la scoperta, molti schiavi sono stati presi, diciamo, a caso. E quelli più, scusate il termine, sfigati, nel senso, non protetti in terra d'Africa da un regno. Per cui si sono trovati, cioè, in realtà, cercando di risalire, c'erano senegalesi, ivoriani, Eritrea, c'era di tutto. Chiaramente fino a certe etnie che sono andate lì per cercare fortuna, quindi che non erano ovviamente degli schiavi, ma come è successo in America del Nord, cioè italiani e persone del Medio Oriente fino a cinesi, si sono trovati a espatriare. Chiaramente, allora, e nessuno immaginava che in questi secoli, che vanno dalla metà del XVI secolo fino a praticamente al XIX secolo, che è stato tutto il periodo della diaspora cicciona, quella molto forte, si è coronata, cioè l'ultima diaspora è avvenuta proprio quando è stata già abolita la schiavitù. Stiamo parlando del 1840-60. Semplicemente per un motivo molto banale, perché per la prima volta ai Caraibi, nelle colonie, gli schiavi hanno cacciato via i colonizzatori, che non si era mai visto. E questo è successo ad Haiti. Hanno cacciato via i francesi. In Europa cade completamente il mercato dello zucchero, cioè adesso oramai è stata, diciamo, tra virgolette, abilitata tutta la zona orientale, per cui lo zucchero, caffè, cacao, arriva anche dall'Oriente, ma allora non era esattamente così. Per cui i francesi si trovano completamente spiazzati, diseredati. La colonna spagnola approfitta e a tavolino decide, nonostante la schiavitù sia stata abolita, di ingaggiare dei brigantini portoghesi, che erano delle navi più affusolate. E i portoghesi, da popolo navigatore, si sono sempre prestati a cercare di, tra virgolette, guadagnarci qualcosa, o in soldi o in territori. Per cui ci fu questo accordo tra la colonna spagnola e il Portogallo, e coincidentemente, non so se io a Napoli si dice sempre Maron, che burdele è successo 48, si dice proprio, che ovviamente non si riferisce al 1948, ma al 1848, perché evidentemente, non so che è successo, a livello mondiale, sono proprio... è accaduto che parecchi sistemi sono stati messi in discussione, e questo è toccato anche al continente Africa, e nessuno si immaginava che ci fossero dei regni molto evoluti, e sto parlando del regno Yoruba, del regno del territorio Arara, e il territorio sapiente di Abakwa. In seconda battuta con lo Congo Bantu. Congo Bantu perché in seconda battuta? Perché non sono riusciti a, ma così come loro forma di cultura, è un popolo chiaramente guerriero anch'esso, ma si è scoperto che prima che arrivassero i Yoruba, Arara e Abakwa, sto parlando in particolare di Cuba, perché si verifica una situazione molto originale, molto a sé. E in tutto questo Fidel poi ci ha messo una ciliegina importante, perché
ha fatto in modo che un paese tropicale trovasse una coerenza col pensiero marxista-leninista, per cui il popolo ha imparato a fare piano piano archivio delle proprie conoscenze. Ed è nato il conto folclorico nazionale di Cuba. Che cosa succede? Prima che arrivassero i Yoruba, è la terza volta che lo dico, perché per secoli il regno Yoruba non era mai stato espugnato, perché era un regno molto potente. Coincidentemente, proprio intorno al 1840, giù di lì, cadono tutti questi regni millenari. C'è una civiltà dei Nok che addirittura risale a 8.000 anni fa, prima della civiltà Yoruba. Quindi stiamo parlando di cose che in Occidente i libri di storia, ma proprio non ce ne parlano, dove erano molto evoluti e già in periodi insospettabili lavoravano con dei forni ci sono delle sculture prima di ceramica, poi di bronzo. E stiamo parlando diciamo, diversi millenni prima che la nostra civiltà si terminasse. E per cui, quando arrivano i Yoruba a Cuba, diciamo che per levatura culturale è come se si stabilissero delle gerarchie di conoscenze. Mentre prima la cultura dominante in tutta la diaspora, prima degli Yoruba, era stata la cultura appunto Bantu-Kongo, arrivano i Yoruba e questa cosa è come se si mettessero secondo una gerarchia di conoscenza, un ordine, nella quale c'è la struttura, questo è un paragone che si fa che normalmente nella pratica religiosa afro-cubana esiste la parte della spiritica, proprio delle sedute spiritiche, cioè la relazione con il regno dei morti, di influenza anche europea. Dopodiché, e contemporaneamente, c'è la parte Congo-Bantu che si è sempre occupata di una forma di energia molto legata alla terra. Nella dimensione immediatamente successiva ci sono quelli che qualcuno di voi saprà, gli Orisha, e sopra c'è Ifa. Sono diciamo dei livelli di coscienza, di sviluppo anche spirituale, quindi culturale, quindi musicale. Ok, chiuso questo capitolo. Ma no, una domanda a bruciapelo, così semplice. Se io faccio questo ritmo, voi mi dovete dire che cos'è? Parte, diciamo, certi miei liri che posso avervi fatto una capodanno, quelli che non lo sanno, secondo voi che cos'è? Un tempo pop. Perfetto. Funky. Funky, perfetto, perfetto. No, è un tempo, cioè è una ritmica millenaria che viene dal Congo. Allora, che cosa è successo? E intorno a questo si possono mettere tutta una serie di poco a poco costruirò tutto il background intorno. Per cui questi schiavi, stiamo parlando adesso di quelli che stavano al sud degli Stati Uniti, si sono trovati che un giorno all'anno era permesso loro di scendere per strada e suonare qualsiasi cosa e esorcizzare questa pressione psicologica del fatto che erano schiavi, c'erano i ricchi e c'erano i loro padroni, e si scatenavano il giorno del martedì grasso. Il martedì grasso, in particolare parlo di New Orleans, le persone non avevano tamburi e allora si iniziarono a motivarsi sotto
tutti intendendo delle scansioni ritmiche sul corpo o comunque sottintese dal corpo. Delle cose molto semplici. Per darsi un impulso di danza, innanzitutto la danza, no? Cioè la banda, il fatto di ribadire una cosa che è già palese. Ok, la marcia, perfetto, perfetto. La capiscono pure i muri, eccetera, eccetera. Per cui un'etnia che basa molta verifica sul proprio corpo, in realtà avevano spontaneamente si sottintendono una pulsazione danzaria, una pulsazione di danza. Per cui, invece di marcare il primo movimento, che un po' ti ferma, marcano il secondo e il quarto movimento, cioè di una qualsiasi scansione. Invece di marcare il battere, marcano il levare. Voglio dire questo, che semplicemente in una struttura semplice, sto parlando di, per esempio, se è un quattro quarti, ok, praticamente si predilige questo tipo di 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 e ancora per quattro movimenti il levare di ottavo. Per cui, divisa a metà, il secondo e quarto movimento, il levare di ottavo, sarebbe 8, 3, 4, 8, 3, 8, 3, 4. Di non avere nulla, ha fatto in modo, dove non c'era il tamburo, di sottintenderlo. E sicuramente gli schiavi, tra virgolette, a Cuba, diciamo, hanno avuto, tra virgolette, un privilegio, tra virgolette,
i colonizzatori spagnoli erano già abituati a relazionarsi con i mori. Questo per tradizione, perché ovviamente con lo Stretto di Gibilterra loro, e tanto è vero, il compagno spagnolo, cioè avevano un'impronta di no clave, ma compasso, cioè un respiro di quattro movimenti lungo i quali si andava a creare una tensione particolare. Ogni due movimenti si creava una tensione diversa. Chiaramente tutto questo per presentare una cosa che è concettualissima, che è la clave. La clave, in realtà, purtroppo, il cubano proprio, nonostante membro del conto folclorico, eccetera, eccetera, quindi il cubano colto, esce da Cuba e dice: allora, com'è? Ci ho parlato della clave. Sì, a Cuba esiste la clave bianca e la clave nera. Cioè? No, la clave bianca è questa. Ah, perfetto. La nera com'è? È questa. Poi dice il cubano: guarda, noi le chiamiamo tres dos e dos tres. Ah, cioè? Guarda, lo stress è questa. Otto! La terza qual è? È questa. Allora, chiaramente non ci si sta basando su un criterio di scrittura logico musicale, perché secondo la partitura le cose non corrispondono, perché normalmente questa è per noi, sempre facciamo in quattro parti, una clave tres dos,